Amici di YouTube, bentornati da Marco Liguori. Avviso importante: qualora questo video dovesse superare i 100 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. Lasciate il vostro piace adesso per avere subito online un nuovo video di Marco Liguori. In questo video parliamo della bravata, davvero clamorosa, davvero incredibile, perpetrata da un noto personaggio, da un grande calciatore, ma da quello che non esiteremmo a definire un bad boy. Credo che la maggior parte di voi abbia intuito, stiamo parlando di Mario Balotelli. Andiamo a leggere la notizia, dopodiché la commenteremo insieme. 2000 euro se ti butti in mare con il motorino è la scommessa proposta da Mario Balotelli al gestore di un bar di Mergellina a Napoli. L'uomo a quel punto non ci ha pensato due volte, si è fatto dare i soldi dall'attaccante, li ha contati e di fronte a diversi curiosi si è tuffato in mare, a bordo del proprio motorino, tanto valeva soltanto 600 euro. Le sue parole al termine della singolare sfida. La Vespa è stata poi recuperata, ma non è più ripartita. Quanto accaduto è stato pubblicato anche dallo stesso Balotelli in un video social. Ma dopo quello che è successo, dopo quello che è stato pubblicato, Balotelli rischia la denuncia per rilevi e per raccogliere testimonianze. Uomini della Guardia Costiera e della Polizia Municipale hanno acquisito le immagini, quindi Mario Balotelli si mette ancora nei guai e questa volta commentiamo con un solo aggettivo. Quello che ha fatto è estremamente stupido. Non è la prima volta che Balotelli si mette nei guai, ma questa volta, a mio parere, ha davvero toccato il fondo. Perché? Perché Mario Balotelli, premesso grandissimo calciatore, forse un campione mancato, grande calciatore che poteva diventare un grande campione, non è diventato un grande campione proprio a causa delle sue intemperanze e quello che ha fatto a Napoli, a mio parere, è piuttosto stupido, è piuttosto avvilente. Perché? Perché Balotelli non ha il buon senso di comportarsi bene, non ha il buon senso di mantenere l'etica dello sportivo. La proposta che ha fatto al barista di Napoli è assolutamente stupida, assolutamente imperdonabile, stando alle ultime notizie, come raccontato all'interno dell'articolo. Balotelli rischia la denuncia, staremo a vedere quello che succederà. Intanto, dite cosa ne pensate di questa ridicola e stupida bravata di Mario Balotelli. Il commento più bello sarà letto in diretta, l'autore del commento sarà salutato da me. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, iscrivetevi alla pagina Facebook Marco Liguori News, seguitemi su Instagram Marco Liguori 7, iscrivetevi anche al secondo canale di Marco Liguori.